Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Dopo un bel po' di tempo è successo, anch'io ho fatto il mio primo nuclear. È stato un nuclear specialissimo, non ci posso ancora credere, l'ho fatto 10 minuti fa. Tipo mi sono appena ripreso dall'esultanza. Calcolate solo che ho svegliato mio padre bestemmiando, vi dico solo quello, cioè non sono riuscito a contenermi, ecco. Comunque ragazzi, è stato qualcosa di assurdo, perché questa partita era iniziata di merda. Come vedete mi stanno continuando a uccidere, sono andato sullo 0-4, io non vado mai in negativo, guardate, era una roba assurda, ero 0-4, stavo a questa morto, ho lanciato il joystick, incazzatissimo. Poi ho messo via l'ICR, ho preso lo Shaiva e è iniziato il paradiso. Ho preso Shaiva e un Vesper da per terra e ho iniziato a giocare benissimo, ma poi non me ne ero neanche accorto, perché in pratica oggi ero con l'Elisa e eravamo tutti e due sdraiati a pancia in giù sul letto, che chiacchieravamo, sparavamo cazzate. Io stavo giocando tranquillamente perché dovevo registrare un gameplay e porca troia, a un certo punto dico, oddio sono a 20, però non me ne ero neanche accorto, non ci stavo neanche provando, è successo tutto così casualmente. Infatti se vedete tiro il talon, non me ne frega niente, a caso nuclear. Cosa? E comunque, come primo nuclear, su che modalità potevo farlo se non su deathmatch a squadre? È il mio primo nuclear e l'ho fatto in solo su deathmatch, come ho sempre fatto, come mi è sempre piaciuto fare. E non so sinceramente se l'ha già fatto qualcuno e sinceramente me ne frego, anche perché non è che sono qua per cercare il record. Comunque ho il naso fottutamente bloccato, ma fa lo stesso, sono troppo contento. Vi parlo un attimo della classe, che è uno Shaiva con il mirino reflex e la canna lunga e il caricatore aumentato. E il nucleo è anche abbastanza veloce, perché come potete vedere qua siamo più o meno a 2 minuti di video e deve ancora iniziare la serie. Ho fatto i primi 2 minuti di cazzate, poi ho iniziato a giocare come si deve. Comunque su deathmatch penso che sia un nuclear più che rispettabile. Allora ragazzi, vi invito a scrivermi qua sotto voi se siete già riusciti a fare un nuclear, se li avete fatti, come li avete fatti e via così. Comunque, dicevo, è stato stra speciale come nuclear, perché comunque ero qua con Elisa, come già detto, sdraiati sul letto, parlavamo un po' e allo stesso tempo avevamo la musica di sottofondo e c'era una canzone top che è A te di Jovanotti. E io quando sto ascoltando un quando sto giocando a COD e c'è una canzone, mi metto a giocare al ritmo della canzone e quando finisce ne arriva un'altra, sbaglio e muoio subito, sempre. Comunque c'era la canzone A te di Jovanotti, io stavo giocando a caso pian pianino, arrivo a 25, la canzone è finita che ero a 25. Sono andato nel panico perché sapevo che la morte era vicino. Fortunatamente Elisa fa iniziare un'altra canzone. E che canzone mette? Last All Night di Koala. E non vi immaginate, quel video, prima del video, a 30 secondi di cazzate, di gente che parla a caso, e io mi sono trovato un inglese a parlare, a dire cose a caso a 28. Sono andato nel panico, oddio cosa succede adesso. Poi a caso con il Vesper ho ucciso l'ultimo nemico che non sapevo neanche dov'era, l'ho preso davvero a caso e tipo quando mi è comparsa la medaglietta killer nucleare non ci credevo neanch'io. Preso dalla rabbia, ho tirato un bestemmione, poi sono uscito a dirlo a mio fratello, mi è arrivato mio padre, mi ha sclerato contro, ma sinceramente non ci posso fare molto, ecco. Noi siamo animali, non riusciamo a controllare i nostri istinti. Comunque ragazzi, in questi giorni uscirà un altro video molto importante dove vi parlerò di un progetto assurdo che voglio portarvi sul canale. Uscirà in questi giorni e nulla, state sintonizzati. Comunque, come ricompense, come vedete, stavo usando UAV, Talon e Visat. Fortunatamente ho trovato i nemici che non mi tiravano giù i Visat, perché se fosse stato così avrei sputtanato praticamente il gameplay, perché se ti tirano giù il Visat in un secondo non ce l'hai più e sei praticamente morto. Poi sono stato anche bravo a usare bene lo Sheet, tipo come vedrete adesso ho fatto un bel po' di kills. Sono riuscito a portarmi a instancabile e poi fortunatamente sono riuscito a concludere il tutto. Comunque è stata una partita davvero, forse la più assurda che io abbia mai giocato su COD. La partita più piena, perché comunque c'è stato l'inizio scoppiettantissimo dove sono morto 4 volte di fila, ero incazzato nero e tutto. Poi si è pian pianino trasformata in una partita normale e poi ho fatto il nuclear, davvero assurdo. Sono contentissimo, spero comunque di poterne fare altri. Adesso che mi sono sbloccato sono davvero più che soddisfatto. Sono stato anche fortunato a trovare sto Vesper per terra che mi ha aiutato davvero davvero molto. E nulla, come si è potuto notare dalle kills all'inizio, i nemici non erano neanche questi grandi ritardati, perché comunque, cioè,
Sparare sapevano, se no non sarei neanche andato sullo 04, ecco. Alla fine, quando ero qua, ero a 63 e avevo appena fatto tipo instancabile e brutale. Tipo, dicevo, oddio, no, non ce la farò, non riuscirò a prenderlo, morirò sicuro. Invece, alla fine ce l'ho fatta. Davvero, davvero, molto, molto contento sono. Quando arriverà la medaglia nucleare, non si vedrà praticamente neanche perché sarà oscurata da quella di regicida. Ci sarà regicida e nucleare in basso nell'angolino. Comunque, sono davvero troppo, troppo contento. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Ah, poi la partita non sono riuscito a registrarla del tutto, non mi chiedete perché. Un mi piace, un commento. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale, che a me fa sempre molto piacere. Passate dai links qua sotto in descrizione. Per oggi, da Brino, è tutto e bella.